Buonasera e benvenuti a Linea Notte. Avete appena visto le immagini, le terribili immagini che vengono oggi da Idlib in Siria. È stato bombardato un ospedale pediatrico gestito da Save the Children ed era l'unico nel raggio di 70 chilometri. Ogni giorno venivano effettuati 300 parti, accoglieva 1.300 donne e bambini al mese. Non si sanno ancora il numero delle vittime, ma saranno sicuramente moltissime, saranno civili, moltissimi saranno i bambini e le donne che usavano questo ospedale. Nel 2016 sono stati bombardati 80 ospedali, decine medici ed infermieri uccisi. Nel paese il 40% della popolazione non ha accesso a cure. Ieri ad Aleppo è stata bombardata una banca del sangue e un altro ospedale pediatrico. È morto un bambino di soli 2 giorni. Nessuno ha rivendicato il bombardamento di oggi, né i russi né Assad. E prosegue intanto l'assedio da parte delle truppe del regime e russe ad Aleppo, che ormai dalla parte di Aleppo sotto controllo dei ribelli, dove vivono circa 300.000 persone.